Forse. Vediamo, bentornati viaggiatori. Le scappate di avere tra le mani la chiave per scuotere l'intera industria vinicola del Mondstadt. Posso immaginarlo, più alcol berranno e più diventeranno sobri. Mi chiedo se possa essere stata data anche come trasformare l'acqua in vino. Cos'è, Gesù? Blasfemo, mamma mia! Io comunque triggerata che non mi danno una costellazione sua, cioè. Ciao Betty! Ringraziamo la Betta e farò una copertina bellissima sia per domani che tutte quelle che usciranno settimana prossima. Ciao Fefa! Ringraziamola perché abbiamo cambiato i programmi, quindi dovrà fare la copertina nuova da zero oggi. It's up to me to decide who I want to be. I'm to cut my own path. No one can tell me what to do. Ok, eccola qua ragazzi, lei arma spada, ovviamente elemento geo. E, però per combattere usa le doppie lame. Ora quando spiegano il gameplay metto in 0.75 così che ve lo leggo e cerchiamo di capire meglio. Nel trailer l'abbiamo vista giocare in combo con Navia e con Zhongli. Quindi è un mix perché Navia non è il classico geo da full geo. Quindi sono stranita di questa combo sinceramente. Fine della presentazione. The Chronicle. A new type of banner will be available starting from version 4.5. The Chronicled Wish. The Chronicled Wish banner will allow travelers to obtain a variety of characters such as They'll also be able to obtain weapons such as Hunter's Path and Wolf's Gravestone. All of this can be chosen. That's cool. Potete scegliere. Wait, if some characters and weapons are going to be on the same banner, won't it be kind of hard to pull for exactly who you want or what you want? Nope. You can chart a specific course for the character or weapon that you want. Plus, it only takes a maximum of one fate point to guarantee your target. You're also guaranteed an item that matches your target. Che banner di Cessi! For example, se togliamo Mona e Jean, five-star character, scherzo. Durante la presentazione di oggi, oltre ai banner, che fra poco ci riguardiamo perché riguardiamo insieme la diretta, quindi se siete arrivati fra poco, ragazzi miei, non vi preoccupate, la riguardiamo con i sottotitoli in italiano, così che possiamo capire tutto. Però tra le varie informazioni hanno fatto vedere che oltre ai due banner eventi classici più il banner armi, ci sarà per la prima volta il banner, questo che si chiama il banner delle cronache del desiderio. Un banner nuovo, sempre temporaneo, che sempre sfrutterà i boccini viola, che sono quelli che si usano nel banner evento e nel banner armi, quindi quelli non del permanente, destino intrecciato se giocate in italiano, in cui potrete selezionare a scelta uno fra i personaggi che vedete qui davanti come vostro personaggio scelto. Se voi scegliete come vostro personaggio Albedo, iniziate a tirare le multi. Se vi esce al 5 stelle ed è Albedo, avete visto il 50 e 50, pace e bene fratelli. Se perdete il 50 e 50 con Albedo, vi può uscire uno fra gli altri presenti qui. Quindi vi può uscire Mona, Jean e Diluc, che qui si perde sempre il insomma il banner, ma vi può uscire anche Eula o anche Klee. Cosa succede a quel punto? A quel punto voi guadagnate il garantito e continuando a pullare in questo banner avrete poi, ovviamente trovando di nuovo il 5 stelle, Albedo garantito. Vi prendete Albedo e il banner non vi farà più pullare. Vi dirà ci vediamo al prossimo banner delle cronache. Questo banner sarà per i personaggi. A inizio del banner voi dovete scegliere se state puntando ad un personaggio o ad un'arma, perché non potrete pullare sia per un'arma che per un personaggio. I banner sono separati, però ce ne esiste uno solo, quindi sceglierete voi cosa fare. È un banner periodico, rimarrà per un po' di tempo, poi andrà via e metteranno altri personaggi. Questi torneranno in un futuro, ma ne usciranno anche altri e per essere messi in questo banner bisogna essere stati rerunnati almeno 3 volte e non essere stati messi in rerun recentemente. Fine della spiegazione. Come potete vedere, oltre a questi personaggi qua, nel banner armi hanno anche messo l'arma di Deia, come vedete, e l'arma di Tignari, che sono completamente scomparse nell'etere. Quindi, come io stavo cercando di spiegare, rifaccio un attimo un punto mio. Personalmente quello che credo è:
Io, onestamente, in un banner come quello che vedete qua, che è praticamente un regionale di Mondstadt, almeno che Eula sia il vostro grande amore e non avete avuto mai modo di prenderla, sinceramente non ci pullerei, perché personalmente tre personaggi ci potete perdere giustamente il 50-50, Mona, Diluc e Jin. E gli altri tre, per quanto gli si voglia bene, sono comunque personaggi rimasti un po' indietro a livello proprio di gameplay rispetto ad altri. Però, visto che questo banner cambierà e più avanti ci saranno anche personaggi di Yue, personaggi di Inazuma, potrà diventare, come dicevo, interessante magari in un futuro pullare magari per Yuemiya e perdere 50-50 con Kokomi, che è praticamente uno dei migliori healer del gioco, se non la migliore insieme a Barbara per me, ma io faccio una campana a parte. O se no, a Sumeru, facevo l'esempio, pullate per Sino e perdete il 50-50 con Alaitam. Poi ovviamente bisognerà vedere come posizioneranno queste banner. Queste sono mie supposizioni perché non ci hanno spiegato praticamente nulla. Però quello che ho capito è questo. E quindi, alla luce del banner di Mondstadt, lo trovo me, in un futuro potrebbe essere comunque interessante. Ripeto che la valuta con cui pullate sono i boccini viola, quindi pullare in questo banner non vi sta in nessun modo prosciugando le pull del permanente, ma bensì vi va a togliere quelle che voi utilizzate nel banner evento. Quindi che vuol dire che se voi volete pullare Nuvilette, ma volete provare anche a pullare per Albedo, signori miei, non c'è materialmente tempo, almeno che non shoppiate, materiale per tutto, letteralmente, assolutamente sì. Altra cosa importante che ci tengo a aggiungere, non è condiviso il Pity da quello che hanno detto. Poi ce lo spiegheranno meglio, spero di aver capito male, ma io da quello che ho capito è che questo banner qua ha un PT diverso dal banner evento. Quindi se voi arrivate a PT 70 nel banner di Shiori, ma poi l'ultima multi la fate qui, siete a PT 10 qua, non siete a PT 80. Quindi... signori, è da scoprire, sinceramente non vi consiglio di far niente, c'è anche la Claymore di Eula, tra l'altro ho appena notato, ragazzi, c'è anche la Song of Broken Pine che non avevo assolutamente visto. Staremo a vedere, cercheremo di capire, io spero di essere stata il più chiara possibile, ragazzi, è stato un colpo a ciel sereno e non ce lo aspettavamo assolutamente. I banner che ci sono in questione, eccoli qua, i banner per chi se li fosse persi sono i seguenti, così almeno parliamo anche un attimino dei banner, eccoli qua. Banner, prima parte, abbiamo Shiori, nuovo personaggio a 5 stelle, Geo, che usa la spada, e accanto torna il nostro capo della gang degli Arataki, che amiamo tutti, che è il nostro Itto. Torneranno, quindi il loro banner sarà un banner composto dall'arma molto carina della nostra Shiori, della quale non si sa la statistica, perché la scopriremo più avanti, quando dropperanno queste informazioni, e per di più, ovviamente, sarà affiancata dalla Redhorn, arma di Itto, la signature weapon di Itto. Dopo di loro, nella seconda parte di questa patch, ci saranno altri personaggi a 5 stelle che sono i seguenti. Tornerà per la prima volta rerannato il nostro Nuvilette con il suo tomo fortissimo che vi dà un 88% di crit damage, affiancato da l'animo più forte di tutto il gioco, cioè Kazuha con la sua Freedom Sworn. Quindi questi sono i banner della 4.5 e in contemporanea a questi banner qui, signori miei, abbiamo anche questo banner nuovo di cui vi ho parlato adesso e del quale spero di essermi spiegata nel migliore dei modi possibili. Scopriremo insieme. Nel frattempo, per il momento è tutto al riguardo. Staremo a vedere e preghiamo che in futuro ci vengano date delle informazioni ulteriori. Appena sapremo qualcosa, ne discuteremo sicuramente insieme qua in live e poi ovviamente in differita anche sugli altri social. Quindi mi sento distrutta. Se avete tanti contenuti da esplorare, potrete utilizzare il Destinomtro. Hanno fatto tradotto. Hanno dimenticato. Ah, il Destinomtro. È la traduzione.
sento così rappresentata. Mamma mia, è il destino! Destinomtro! Sempre lì siamo, ragazzi.